Il secondo errore da evitare quando realizziamo il nostro giardino è quello di pensare di poter fare a meno del progetto. Abbiamo deciso di realizzare un giardino e vogliamo dare il massimo valore al nostro investimento. Vogliamo quindi un giardino che rispecchi i nostri gusti, che si armonizzi alla nostra casa e al suo contesto, che non richieda troppo lavoro o costi di gestione troppo alti, possibilmente un giardino che cambi in parte il nostro stile di vita, spingendoci a trascorrere più tempo all'aperto. C'è un solo modo per ottenere tutti questi risultati: realizzare un progetto ragionato e condiviso fra progettista e committente. Ecco cosa deve comprendere come minimo il progetto di un giardino. Prima di tutto, deve includere un rilievo accurato della proprietà e un'analisi della situazione esistente. Si prepara così il disegno dello stato di fatto. Poi deve esserci la suddivisione delle aree e l'aspetto dei vari ambienti che verranno creati. Si preparano i disegni della proposta progettuale con viste e rendering. Per terzo, le piante proposte. Bisogna redare un piano di piantagione con le fioriture, la stagionalità, le caratteristiche di alberi ed arbusti che andremo ad includere nel giardino. Seguono poi la proposta illuminotecnica, i materiali suggeriti per l'esterno, il preventivo ovviamente per la realizzazione del giardino e poi gli schemi degli impianti elettrici ed idraulici e infine, in ultimo ma fondamentale, il piano per una gestione sostenibile del giardino. Una gestione che sia poco onerosa, rispettosa dell'ambiente e attenta alla nostra salute. Come si vede, si tratta di un lavoro corposo e quindi è chiaro che se ci viene proposto il progetto del giardino gratuitamente e ci viene presentato un disegno approssimativo e qualche foto di piante, si sta spacciando per progetto del giardino ciò che in realtà è soltanto uno specchietto per le allodole. Stiamo cioè comprando a scatola chiusa, senza avere un'idea né del risultato finale né dei costi di realizzazione e soprattutto di gestione futura. Ecco quindi la seconda regola da seguire: non metter mano alla realizzazione del giardino senza un progetto chiaro, esauriente, che ci soddisfi in ogni sua parte e che sia stato realizzato da un professionista, ovvero da un progettista del verde, e non da chi si improvvisa, come ad esempio il vivaista o il giardiniere.